Dottore, sono una valchiria pronta a lottare con tutte le mie energie. Sto iniziando una simbolica guerra contro la mia patologia mentale. Raccolgo tutte le mie energie per aggredire i sintomi. Guardi, dottore, sono una valchiria che fende l'aria e sfreccia tra le nubi. Sul mio cavallo avanzo nel cielo e non ho alcun timore. Il mio compito è salvare l'oro del Reno, perché da esso dipendono la mia salute e la mia malattia. Osservi, dottore, come cavalco nell'aria assieme alle mie compagne. Non ho paura di nulla, una grande forza si sta impossessando del mio cuore. E lei, dottore, è Odino, il mio grande alleato insieme al quale combatto. Mentre i corpi svolazzano su di me, io avanzo nel campo di battaglia. E qui scelgo tra gli eroi morti quelli più valorosi. Ecco, dottore, questi eroi sono il simbolo delle mie energie, pronte a lottare per me. A volte mi fermo, ma è solo per ritemprare le mie forze. La mia asta è ritta, devo a tutti i costi salvare l'oro del Reno. Dottore, sono una valchiria pronta ad aggredire la mia patologia. Se mi fermo e veglio per qualche ora è solo per ricaricare le mie forze. L'azzurro della notte accende i miei impulsi vitali e subito riemergo dal riposo per ripiombarmi nell'azione. Dottore, non ho paura dei fulmini e delle tempeste. Mi lancio nel cielo tra i suoi bagliori e i suoi tuoni. E il mio cavallo è sfrenato e potente. Dottore, io non sono una valchiria qualsiasi, sono Brunilde. La grande Brunilde che vuole distruggere il vecchio mondo e crearne uno nuovo. Ecco, io mi impossesso dell'oro del Reno e accendo un tizzone. E mi appresto a gettarmi tra le fiamme. Sono Brunilde, non sono una valchiria qualsiasi. Il Valhalla del mio cuore sarà distrutto e ne sorgerà uno nuovo. Ma ascolti, dottore, ascolti la mia stessa voce. Ora io, Brunilde in persona, le canterò cosa farò. Lei sentirà dalla mia stessa voce come io mi getterò tra le fiamme ardenti. Ascolti, dottore. Oh!
Ecco, dottore, io Brunilde mi sono gettata tra le fiamme dopo aver appiccato il fuoco. Le figlie del Reno hanno ripreso l'anello che ora è salvo. Ma l'Ecpirosi si sta divulgando nel cielo mentre Odino cavalca. Ecco, dottore, questo fuoco distruggerà il Valhalla, ovvero il mio vecchio mondo interno. Le fiamme bruceranno tutto il male che sarà necessario bruciare. Ciò che conta è che l'anello da cui dipendono la mia salute e la mia malattia è salvato. Dottore, lei è Odino e cavalca con le mie sorelle Valchirie nel cielo. Il fuoco sta tingendo di rosso tutta l'atmosfera. È il crepuscolo degli dèi. Questa distruzione prepara una nuova creazione. Dal tramonto sorgerà una nuova alba. Dal mio vecchio mondo interno ne sorgerà uno nuovo. Le fiamme avanzano, ma sono fiamme amiche. E da esse io, Brunilde, risorgerò nuova e ritemprata. I vecchi dei del mio io tramonteranno e ne subentreranno dei nuovi. Lei, dottore, che è Odino, cavalchi, cavalchi insieme alle mie sorelle Valchirie. E osservi con gioia come la fiamma ripulisca il mondo da ogni sozzura. Nella mia anima c'è un grande crepuscolo degli dèi. L'oro è salvo e nuove energie si preparano a spuntare. Dottore, la fiamma rosseggiante ci è amica perché spazza via il male. Io, Brunilde, ho lottato assieme a lei, dottore, ed ora trionfiamo. Lei è il mio Odino e insieme ricreeremo un universo interno nuovo. I corvi svolazzano mentre lei, dottore, cavalca nel cielo del mio io. La fiamma distrugge, ma insieme purifica e rigenera. È l'ecpirosi della mia psiche da cui sorgerà un mondo nuovo. Lei, dottore, cavalchi e gusti l'ebbrezza del trionfo. Sono la Valchiria Brunilde, dottore, e ho sconfitto la mia patologia. Dal vecchio Valhalla sorgerà un nuovo mondo. Il mio nuovo mondo interno. Grazie, dottore.